Per acquistare crediti FIFA 16 ti consiglio EG Vault, il sito con la consegna più veloce al mondo. Non ci credi? Acquista e vedrai, i prezzi sono ottimi. Basta l'iscrizione per il link e il codice sconto del 6%. Devo dirvi la verità, da quanto ho capito non vi è piaciuto troppo l'esperimento di due episodi da una partita sola. Ovviamente sono ironico, ho capito che vi fa schifo completamente come idea. Ma sono qui apposta per sapere che cosa vi piace e cosa non vi piace e modificarlo in corso d'opera. Tra l'altro in tantissimi mi avete scritto di volere degli episodi con tre partite all'interno. Io adesso guardando il calendario vedo che abbiamo Zenit, Pescara e Zenit e quasi quasi un pensierino ce lo faccio. Non posso però garantirvi che sarà sempre così. Ve l'ho detto, avevo pensato alla soluzione di due episodi alla settimana da una partita all'uno per ovviare un po' al problema del montaggio. Voi capite che se invece faccio un episodio con tre partite, cosa che facevo solamente all'inizio, il problema non si risolve ma si aggiunge ad altri problemi. Però come potete vedere la location non sono a casa, sono in vacanze, quindi dai, possiamo pensarci e per questa settimana proverò a far uscire un episodio con tre partite. Prima di iniziare però ogni episodio della carriera, come sempre salutiamo l'ultimo like su Instagram. E qui dietro c'è la mia patente perché l'altro giorno ero a lavorare e non avevo il portafoglio. Passate qui sotto in descrizione dove troverete tutti i link ai miei social network e ai canali dei Brailless. Iscrivetevi dappertutto. L'ultimo like su Instagram è di Emanuele Schettino. Per fortuna che c'è una A in più, perché sennò potresti essere accusato di aver fatto affondare una nave. Vada porto, gatto! Ciao Emanuele A Schettino, grazie per aver messo un mi piace alla mia ultima foto. Come vi ho già detto, oggi andiamo a fare la tripla partita, la doppia di Europa League e la Serie A col Pescara. Direi che i titolari sono carichi e bisogna far giocare loro, perché io l'Europa League la voglio vincere. Higuain da una parte, Danny dall'altra. Sono sicuro che il Pipita finalmente riuscirà a farsi vedere. Attenzione, Higuain, subito! La stoppa dentro per Dybala, attenzione, Dybala! Arriva, allarga per Cuadrado, mamma mia che bella palla che è. Attenzione, c'è Iese, buona posizione, la crossa Iese, c'è Cuadrado che ci può arrivare, la toccano, sarà rimessa laterale. Spinge lo Zenit, mette un gran cross, attenzione, dall'altra parte del campo, colpisco loro in testa. Calcio d'angolo, rimpalli su rimpalli e messaggi su WhatsApp. La rubiamo con Iese, possiamo andare via con Iese in velocità, è velocissimo, imprendibile Iese, dentro Iese, è entrato in aria Iese, prova a strizzare Iese, la mette per Dybala Iese, il tiro di Dybala e c'è il gol di Dybala. Ma cosa ha fatto Iese Rodriguez? Cosa ha fatto Iese Rodriguez? Tutta la fascia ha sterzato e è rientrato, la messa e poi lui, c'è sempre lui, c'è sempre il mancino magico che la tocca e fa gol come al solito. È il capitano che lo vado ad abbracciare, è Inuguri che lo vado ad abbracciare, è Fernando che lo vado ad abbracciare, è Higuain che lo va ad abbracciare, è Beghiri che lo va ad abbracciare, tutti ad abbracciarlo, tutti, 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 tutti. 1-0, anche in Europa League, andiamo velocissimo, un po' come se guarda la sterzata con l'analogico, mamma mia, poi Dybala di prima, di sinistro, infallibile. Dybala dentro per Higuain di prima, attenzione Higuain, parte in posizione regolare, Higuain in area, il tiro di Higuain! Cos'è successo? Era in fuorigioco, davvero? Attenzione, bruttissima palla, entra in area, il tiro! Oddio, la traversa porta vuota, cosa abbiamo rischiato? Scuffet? Scuffet, che cosa fai? Oh, oddio, stiamo ancora giocando, perché stavo indicando? Adesso Fernando può far ripartire l'azione, ancora Iese, da dove è nato il primo gol. Iese vuole accelerare e ce la può fare ancora una volta. Iese, la finta, questa volta non sta, però attenzione, la palla che rimane lì. Iese, ancora, numero di finte, Iese! Dovevo metterla dietro, c'era Dybala. Iese, dalla bandierina, può andare, ancora, a cercare Dybala, come per il gol Dybala! La parata. Cuadrado, dai skill a Cuadrado, vai via in velocità Cuadrado, come un'anguilla, Cuadrado, sempre lui, in possesso del pallone, ancora Cuadrado, in vie centrali, Cuadrado, serie, con la finta, con la suola, Higuain, in area, la finta di tiro, non tiriamo mai. Iese, attenzione, la ruba, e poi allarga per Higuain, che può andare, Higuain, in area, il Pipita, numero di magia del Pipita che era passato. La palla messa dentro, Rugani, anticipa tutti, può far ripartire Dybala, attenzione, perché è largo, c'è Munir appena entrato, Dybala prova a servirlo, Duncan, lo serve, i due appena entrati. Possiamo andare con Munir, attenzione perché c'è il Pipita da solo, in mezzo, il libero, il Pipita, l'avevo detto, che lasciava un segno. Però ragazzi, un momento perché avrà fatto gol il Pipita, però bisogna ringraziare sempre e solo una certa persona. Triangolata a centrocampo perfetta e poi Munir la mette lì, non può sbagliarlo, il Pipita è decisivo, non è Zlatan, è Higuain e fa gol insieme a Dybala, Dybala e Higuain, 2-0 anche in Europa League. C'è Iese, attenzione, prova a lanciare Munir, i compagni spagnoli, uno del Real, uno del Barcellona, Munir può andare, Iese l'ha servito molto bene, è ancora Munir, in area, dentro, per Dybala, il tiro! Ragazzi, com'è possibile che tutte le volte che quello spagnolo che adesso è adattato a giocare a destra tocca la palla finisce in gol. Che sia lui, che sia un compagno, la palla finisce in gol. È bellissimo vederli giocare così, guardate,
che squadrona al 90esimo, il 3-0. Possiamo anche cambiare Dybala, mettere dentro Verde perché ormai è finita. Però guardatelo, è sempre lui, è sempre Munir, è sempre un fenomeno. Dentro, per l'altro fenomeno, con il 10 sulle spalle, mancino, argentino, il mio Paulito. E finisce qui ragazzi, 3-0, abbiamo battuto lo Zenit in casa, una prova di forza incredibile. Targata argentina, targata però anche il nostro capitano e anche Munir. Argentina e Spagna, un connubio di potenza, tecnica, fantasia e potenza. Potenza due volte quindi. Grazie Gesù, un regalo incredibile. E l'altro problema è quando devi far turnover e non hai dei gran giocatori. Direi di far giocare questi. Attenzione perché il campionato italiano è ancora lì, eh. Dobbiamo arrivarci primi. Odegaard in buona posizione, dentro, incrocia per Munir, Munir, in area. Gliela toccano quanto basta. Quadrado, la stoppa, la mette giù, Quadrado, prova a crossarla. Bruttissimo, Juan. Beh, dai. È stato un primo tempo ricco di emozioni. Il Pescara ha fatto girare palla per il 71% e nessuno ha mai tirato in porta. Buono. Gnoguri, attenzione, dentro, il taglio, per Munir che può andare. Oh, ma sono fortissimi i difensori del Pescara. 1-2, bellissimo, attenzione, Mandragora. Mi sono cagato addosso. Il tiro cross. Cos'è successo? Alta? Ci sta schiacciando il Pescara. Mi spiace, non posso più prescindere da quei due lì davanti. E metto dentro anche il capitano Yeje. Adesso sono tutti dentro, eh. Gianluca Caprari, dalla bandierina. Oddio, l'ha messa molto bene. La mettiamo fuori noi. Allora ripartiamo con Yeje, che appena entrato dovrebbe essere fresco. Dovrebbe averne più di tutti. Yeje, prova ad accelerare con la sua finta. Yeje gliela sporcano, allora deve rallentare. Però Yeje, prova il palleggio. Poi Yeje può andare via, rimessa. Forte, prova il cross, la mette. Scuffetto. Ragazzi, stiamo andando malissimo in questa partita. Non riusciamo a fare due passaggi di fila. Dai, proviamo a ripartire. Guardate, non ci riesco. Tiro! Scuffetto. Stiamo soffrendo tanto, stanno attaccando solo loro. Io metto attacco totale, ragazzi. Non mi interessa, piuttosto non prendo questo punto. Piuttosto la perdo col Pescara, ma voglio provare a vincerla. E ormai perdo. C'è Dybala, dai Dybala, dai, fai il trequartista fino in fondo. Vai Paulito, saltali tutti Paolo. Vai sul fondo, sul sinistro. La metti, per uno che entra. La stoppano, molto male, Gnoguri. Ehi, messo giù, l'ho sentito vibrare. 3 minuti di recupero, il 90esimo doveva recuperare. Carlos Carbonero si fa andare via, Verre che la mette dentro. Adesso possiamo ripartire, ultima azione. Dobbiamo andare con Gnoguri, uno largo, allargati Munir, ti prego, fallo, proprio lì. Però ci arriva Yevdai, perché fa la punta Yevdai, perché ho messo un troppo insieme attacco totale, la mettono dietro. Dobbiamo pressare, Higuain, ancora lì, Yevdai, non dobbiamo farli uscire, non devono uscire da qui. È finita, ho fatto 0-0. E devo dire che abbiamo anche rischiato, non siamo mai riusciti a tirare in porta. 0 tiri. Ragazzi, adesso che è tornato lui, non dobbiamo più temere nulla. Io direi di andare con i titolari, li ho fatto riposare apposta. Anche se adesso che ci penso, dopo il 3-0, potevo fare un po' di turnover in coppa e un po' meno in campionato, però sono stupido. Attenzione, lo Zenit, subito pericoloso il tiro! Cesar Prates. Dybala dentro per Fernando che si è inserito, va sul fondo, Fernando fa l'esterna, poi la perde, non avevo dubbi. Dentro per Dybala che è partito, ha tantissimo spazio ed è anche sul sinistro. Dybala in area, Dybala! Sono abbastanza tranquillo, però sicuramente un gol fuori casa che vale doppio in caso di parità non mi fa proprio schifo, dato che loro non ne hanno fatti. Quindi vediamo di bollare almeno una volta. Yeze, attenzione, Yeze può rientrare. Yeze, una serie di fette di Yeze, poi va sul fondo malissimo, però la mette Yeze. Bellerin dentro, attenzione, per Gnoguri. Gnoguri si mette a palleggiare e poi trova Higuain. Higuain vuole girarsi. Higuain da lontanissimo, il tiro pipita cazzo. Aia, 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 se scendono bene adesso. Aia, se scendono bene adesso. Dai, devi coprirla tutta. Bellerin, non l'hai toccata a te. Stop, lo stop di Bellerin, fatto male. Witzel la mette dentro il tiro. Ma per fortuna che le sbagliano. C'è Dybala, vede il taglio di Higuain che si butta dentro. Però serve invece Yeze, non si sa perché. Vai Vasco, rompi tutti Vasco. Oddio, no, non dovevi farlo davvero. Attenzione, c'è Fernando, il 45esimo. Lo script ci può aiutare. Fine primo tempo, voglio andare in vantaggio con Gnoguri. Finisce qui il primo tempo 0-0, ma noi va benissimo così. Dybala, vai, vedilo, vedilo, l'hai visto, Yeze, puoi spingere. C'è una stoppata loro, però ci possiamo arrivare. Yeze, tienila viva, Yeze, ancora, l'hai stoppata, è il tuo momento, la puoi mettere come solo tu sai fare. Il gol, il rovesciotto di Quadrado, era bellissimo. Ah, 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 Danny scuffetto, scuffettissimo. Dice Quadrado dai blocchi, va la ripartenza per Paolo Dybala, neanche a dirlo, sempre lui Dybala, vuoi accelerare, ti prego accelera su Leno. Rugani, vai, vai, lancialo. Mamma mia che piedino patato. Ma è Rugani o Bonucci? Attenzione Quadrado, però non riesce a stopparla. Attenzione Danny, può ripartire in velocità, addirittura palla al piede. Danny davvero numero 10, la mette dentro. Ma scuffete, troppo furbo. La mette, bellissima. Passa tutto, Meglierin la fa uscire.
Duncan in qualche modo riesce a passare con il suo fisico, Duncan, e poi a servire dentro. Daniele Verde vede Higuain, vedelo, vedilo, dovevi dargli la prima. Fernandoso dentro per Dybala, attenzione, può partire Higuain adesso, servito. Higuain vuole saltarlo come se fosse un muro, ancora la palla per Higuain, però ci arriverà prima il portiere. Vai Pipa, è il 90esimo, voglio far gol con te Pipa, voglio far gol con te Pipa, voglio far gol con te Pipa. E finisce qui 0-0, ma con il 3-0 dell'andata. Andiamo avanti noi, buttiamo fuori lo Zenit di San Pietroburgo. 2-0-0 in questo episodio, ma va bene lo stesso. La situazione è questa, l'Inter purtroppo ci ha doppiati ancora una volta, siamo a meno 5 dall'Inter, è tantissimo, il Milan si fa avanti, rimane a meno 1 e diventa difficile adesso provare ad andare a prendere l'Inter. Mancano 12 partite di campionato, dobbiamo stare attenti forse a quelli dietro, anche perché questo è il momento più delicato della stagione, le energie vengono a mancare. E adesso dovremo affrontare la Roma. E ragazzi, in Europa League c'è un derby, abbiamo beccato il Napoli. Mamma mia, Higuain che torna al San Paolo. Io ragazzi spero che il video vi sia piaciuto e anche l'esperimento del video con tre partite come mi avete chiesto voi. Se è così vi invito a mettere un pugno di pollice e iscrivervi al mio canale qualora non l'aveste ancora fatto. Noi ci vediamo in un prossimo video che arriva molto presto. Ciao ragazzi, dritto per dritto.